Un tragico incidente, poco prima delle 12 di oggi, si è verificato in via Campo d'Aviazione a Fano. Un ciclista, per cause ancora in via di accertamento, è finito sotto le ruote di un tir. Alessandro Berardi, 58 anni, artigiano falegname di Fano ma residente a Saltara, in sella alla sua bicicletta da corsa, stava percorrendo il tratto di strada in questione, quando, secondo le prime informazioni, ha messo le ruote della bici in un dislivello del manto stradale e ha perso momentaneamente il controllo del mezzo. In quel preciso istante è stato affiancato da un tir che sopraggiungeva e che lo ha agganciato col rimorchio trascinandolo per una decina di metri. A nulla è valso il tentativo del camionista di arrestare subito il mezzo. Ormai la gamba destra dell'artigiano era finita sotto le ruote del rimorchio che, anche se privo di carico, ha maciulato l'arto dell'uomo. Il ciclista, ai soccorritori del Potes arrivati sul posto, è apparso subito in gravi condizioni, anche per la perdita di sangue conseguente, ma non in pericolo di vita. Il 58enne è rimasto cosciente ed ha potuto parlare col figlio, prima di essere caricato sull'eliambulanza arrivata sul posto e che lo ha trasportato al Torrete di Ancona, dove si trova tuttora in prognosi riservata. Data l'ora, il traffico ha subito pesanti rallentamenti per oltre un'ora, dovuti anche ai rilievi che si sono resi necessari da parte della Polizia Urbana di Fano, intervenuta con diversi mezzi sul posto assieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco. In attesa di stabilire le corrette dinamiche dell'incidente, il PM Monica Garulli ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi.